Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, in realtà non ci sono tante novità da dire, però so che qualcuno ha piacere a vedere i miei video, sentirmi parlare, e quindi perché negargli l'onore di guardare un video di Giorgio Armella? Chi sono io? E quindi, novità in realtà poche, diciamo che una è che dovevo essere ricoverato stamattina per il secondo ciclo di chemioterapia. In realtà, ieri mi hanno chiamato e mi hanno detto che mi ricoverano domani, quindi domani dovrò andare al mattino a fare i tamponi per il Covid e poi niente, poi mi ricoverano nella speranza di starci il meno possibile perché sinceramente mi sono anche un po' rotto le palle. Se il secondo ciclo è come quello dell'anno scorso, non dovrei avere neanche grossi, grossi problemi e in teoria dovrei cavarmela in 2 settimane. Speriamo, speriamo bene. Sicuramente ci entro con dei valori del sangue che sono ben migliori dell'anno scorso e migliori sicuramente di come sono entrato il 7 di luglio di quest'anno. Quindi io, ripeto, mi sento bene, quindi penso che i valori siano comunque migliorati ulteriormente. E questo è quanto, non è una grossa novità, in realtà probabilmente è una cosa che già sapevate tutti. Allora, riguardo al canale, il profilo di Facebook, mi avete consigliato di chiamare la polizia postale ed è quello che ho fatto. La risposta è da me cosa vuole? Io gli ho detto, guardi, ho l'indirizzo di quello che me l'ha hackerato, se vuole io lo do, almeno per evitare che usi il mio account per andare in giro a fare danni o a spendere, insomma, è che mi arriva qualcosa. Eh no, però lei deve contattare Meta, deve contattare Facebook, oltretutto non ci sono più operatori fisici in carne ed ossa, ma ci sono tutti i bot, risposte diciamo predefinite, preconfezionate, quindi sì, deve usare quelle. Faccia tanti tentativi, forse riesce a comunicare con un operatore in carne ed ossa, quindi ogni tanto ci provo, ma sinceramente ci ho perso le speranze, pazienza, diciamo che col profilo nuovo che ho creato ho già creato di nuovo la mia lista amici, qualcuno, non tutti, va bene, avevo 1300, di quei 1300 prima ne conoscevo un migliaio, forse 1000, frequentavo 10 forse, quindi diciamo che ho preso questa situazione per fare un po' una scrematura di quelli che sono i contatti e quant'altro, quindi però mi spiace, ripeto, vabbè, per le foto, però la cosa più importante è che questo personaggio non vada in giro a fare danni. Però quello della polizia postale mi ha detto che è una truffa che c'è già da un annetto e loro rubano i profili per poi comprare le criptovalute. Quindi speriamo che non mi arrivi niente da pagare, almeno quello, se no lì devo andare alla polizia postale e nella speranza che non mi dia ancora una risposta come quella che mi ha dato ieri, da me cosa vuole, cosa devo fare io, no? E quindi questo è quanto, speriamo bene. E voi come state? Tutto bene? Allora, ho visto che qualcuno mi sta seguendo durante le mie dirette sui videogiochi, su Dead by Daylight, Layers of Fear, e la cosa mi fa piacere. Quindi niente, continuate così, mettete mi piace, che a voi non costa niente, ma anche ai video, anche a questo mi raccomando. Mettete mi piace che per me è importante. Poi, fra l'altro, ho notato una cosa, che quando faccio i video ci sono un sacco di visualizzazioni e gli iscritti sono molti meno, quindi invito a chi non l'avesse fatto di iscriversi. Non vi costa niente, potete anche iscrivervi e lasciarlo lì, cioè non dovete per forza attivare la campanella, a me farebbe piacere, però se volete farlo, fatelo. A voi non costa niente, per me è un incentivo in più anche per fare nuovi video. Dunque, ripeto, in realtà grosse novità non ne ho niente, sto continuando a fare quello che facevo durante il ricovero, quindi gioco, mangio, dormo e quindi niente. Allora, dunque, cambiando argomento, anche se so che a tanti nuovi iscritti non interessa, ma come si suol dire, sti cazzi, perché interessa a me, quindi
lo faccio. Allora, mi sono segnato qua due robe sul foglietto. Dunque, fra esattamente una settimana, quindi 19 settembre, esce finalmente Lies of P, questo action RPG ambientato in una, diciamo, in un'Italia, penso sia un'Italia distopica, basato sulla storia di Collodi, la più famosa ovviamente Pinocchio. Quindi ci sono i vari personaggi che sono la fata turchina, c'è il grillo anche, c'è Geppetto, tutto in chiave, diciamo, fantasy, steampunk, con questi nemici che sembrano un ibrido fra robot e burattini, una roba un po' particolare. Io ho fatto la demo di 6 ore forse, tanti dicono che dura 3 ore, io ci sono stato su 6 ore, ho battuto i boss, molto divertente, ci sono alcune meccaniche da migliorare, però molto molto divertente, sinceramente mi sono divertito. E niente, 19 esce quello, il 26 invece esce il DLC, non è proprio un DLC, è una storia a parte, una nuova storia, nuove missioni di Cyberpunk 2077, che si chiamerà Phantom Liberty. Da quello che si vede nel trailer, fondamentalmente il protagonista sarà lo stesso che si è usato nel gioco principale, e ci saranno appunto nuove missioni, una nuova storyline, quindi vedremo un po'. Sono parecchio curioso perché, vabbè, Cyberpunk anni fa l'avevo mollato perché mi crashava in continuazione, cioè, tipo, mi ricordo quella volta che mi ha crashato 5 volte in mezz'ora, e allora lì l'ho mollato. Poi l'ho ripreso anni dopo, a inizio di quest'anno forse, e l'ho finito, e devo dire che mi ha anche divertito, fra l'altro, un sacco di bug mi sono successi, molto divertenti, li trovate nei vari funny mix sul mio canale. Mi sono divertito, dai, tutto sommato bel gioco, divertente. Poi vabbè, quando sblocchi determinati impianti e potenziamenti diventi veramente un dio sceso in terra, ed è molto divertente, tra il super pugno, il salto, che sali sui palazzi, cose del genere, carino, molto carino, quindi ve lo consiglio. Per colpa di Lies of P e di Cyberpunk è stato posticipato Alan Wake 2. Per chi non lo sapesse, Alan Wake è un gioco che racconta la storia di uno scrittore, diciamo maledetto, un po' come quello che stiamo vedendo su Layers of Fear, che praticamente nel primo, vi dico la storia del primo, che ovviamente del 2 non la so. Praticamente nel primo, con la sua ragazza, decidono di, o sua moglie, non mi ricordo, decidono di andare a fare le vacanze in questa isola, perché lui ha il blocco dello scrittore, siccome è un, appunto, uno scrittore affermato, horror se non sbaglio. Al blocco dello scrittore decidono di andare a fare questa vacanza in questo posto un po' sperduto, un po' isolato, lontano dal pubblico, dai paparazzi, da gente così, per continuare il suo romanzo. Peccato che appunto viene, diciamo, infestato da questi, diciamo, fantasmi, insomma rivive praticamente quello che sta scrivendo, e tutto quello che scrive è frutto della sua esperienza fisica, più o meno, non so, metafisica, diciamo, che succede su quest'isola. Quindi il secondo vedremo come andrà. Molto molto bello il primo Alan Wake. E quindi questo è quanto. Alan Wake 2 uscirà a fine ottobre, se non sbaglio. E questo è quanto. Niente, basta. In realtà non ho più molto da dirvi. Niente, vi suggerisco di mettere un like, per favore, iscrivervi, condividere, in realtà c'è poco da condividere, cioè, non so se ad altra gente interessi vedere la mia faccia, quindi, però dai, un iscriviti, un like, dai, fate sta buona azione, per favore, e niente, questo è quanto, quindi ci vediamo poi al prossimo video, ciao!